iniziata ufficialmente la settimana grassa. Ieri pomeriggio è stata issata la bandiera ufficiale di Fano Città del Carnevale davanti alla residenza municipale, alla presenza dell'ente carnevalesca, del sindaco e della musica arabita, che ha allietato il momento al suon di note e battanagli. Ieri sera invece, in esclusiva sul canale 17 di Fano TV, primo dei 6 appuntamenti dedicati al carnevale, con il passaggio ufficiale della fascia tricolore da Massimo Seri a Dante Alighieri, nuovo sindaco della città del carnevale. Che onore avere il sommo poeta nella nostra città, perché le devo dire che io sono un po' stanchino. Portare questa fascia, che è pesante, carica di responsabilità, non ne posso proprio più. E allora le faccio una proposta. Le cedo la fascia e mi raccomando, da questo momento la carretta se la tira lei. Il video è stato poi arricchito da una scenetta dei rappresentanti del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, seguito poi dallo Sconsiglio Comunale, dove si sono riuniti tutti i nuovi assessori, tra cui Caronte, assessore alla viabilità. Facciamo esondare l'Arzilla per gentile concessione del canale Arbani sulla sponda con l'anguilla. Aspettiamo un po' di pioggia, tale che vien giù abbastanza da allagare Fano, e a Venezia ci viene uguale. Questa sera invece, seconda giornata della settimana grassa, sarà il DJ di fama internazionale Gioti Vannelli ad esibirsi all'interno del suggestivo Teatro della Fortuna in occasione del veglione di carnevale. Il weekend prosegue con il concerto di carnevale a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini e domenica, dal Castello di Gradara, la tormentata storia di Paolo e Francesca, esclusivamente in dialetto fanese. Dalla capitale, baciata quest'oggi dal sole, vi invito a collegarvi tutte le sere alle 21 su Fano TV e su tutti i canali social del Carnevale di Fano e su Visit Fano per tutte le dirette fino a martedì grasso. Io tornerò presto e spero di portare il sole almeno nei vostri cuori.